Federico, intanto come stai? Ma soprattutto come sta il Bologna che arriva alla partita di Genova con tanta pressione addosso? Ma allora, io sicuramente sto bene, intanto buongiorno. E Bologna sta bene, adesso cerchiamo di recuperare un po' tutti i pezzi sparsi per l'Europa e ritrovarci il prima possibile per poter essere tutti a disposizione per preparare la partita di Genova. In questa stagione il Bologna ha cambiato tanto, un nuovo allenatore, tanti nuovi giocatori. Se ti aspettavi così tante difficoltà, ma soprattutto, visto che Italiano ha parlato di anno zero, dove può arrivare il tuo Bologna in questo anno zero? Ci va incontro anche una fase in cui bisogna cercare di riassestarsi, una piccola fase di adattamento, no, alle nuove richieste che ci sono, e penso dal mio punto di vista che sia anche abbastanza normale. E però io mi aspetto appunto che possiamo cercare di ripeterci e tornare alla ricerca dell'Europa che quest'anno. Una curiosità, anzi due: chi era il tuo idolo da bambino, chi è invece il tuo portiere di riferimento ora? E poi, ovviamente, se nei tuoi sogni c'è quello di diventare il primo portiere del Bologna. Allora, da bambino io ho iniziato a giocare in porta per due motivi. Mio papà, che giocava in porta, e poi perché mi sono innamorato di Buffon gli anni del Mondiale 2006, quindi ho avuto lui come idolo per un giorno io volevo diventare come lui. Portiere a cui mi ispiro adesso, mi piace guardare Courtois, e ovviamente io l'ho avuto sempre come sogno nel cassetto da quando ho iniziato a giocare, che era diventare il portiere titolare del Bologna. Quindi nei miei sogni e anche nel mio cuore c'è questa speranza di poterlo diventare un giorno, questo assolutamente sì.